Ciao a tutti e ben ritrovati. E questo è il video della mia collection di giochi PlayStation 4, che non è detto sia completo, nel senso che questo è un buon momento per acquistare giochi di PlayStation 4 perché te li tirano dietro e comunque sono compatibili anche con la 5. Però insomma, diciamo che il grosso della collezione dovrei averlo, diciamo, acquisito. E cominciamo dal primo gioco che presi, Knack. Del Japan Studio. Non è considerato bellissimo, però io ci ho giocato, mi sono divertito molto. Mi ricordo che l'ho finito. Death Stranding, questa credo che sia la Day One Edition, grande titolo. Ho preso anche la versione Director's Cut per PlayStation 5 e lo consiglio veramente, anche se ha un gameplay un po' particolare, alcuni non hanno gradito. Quindi passando a Metal Gear Solid, vabbè, questo credo che sia soltanto la Steelbook. Ground Zeroes, che è il primo titolo uscito, e anche questo mi è piaciuto moltissimo. Ai tempi venne un po' criticato per il fatto che è tecnicamente un titolo piuttosto breve, e può essere giocato finito in 5 o 6 ore, ma può essere finito anche in 10 minuti volendo. Però questa è dimostrazione del fatto che il sistema di gioco è veramente molto molto flessibile. Bellissimo. E poi abbiamo The Definitive Experience, questo qua, che è ancora in cellofanato perché comunque il Metal Gear ce l'ho tutti, quindi questo contiene sia Ground Zeroes che il 5. Passiamo ai Final Fantasy. Il Final Fantasy primo che ho comprato per la PlayStation 4 è Ariane Reborn, in questa edizione limited, che però dentro non ha il libro di istruzione, nonostante, vabbè, queste bellissime illustrazioni di a mano. C'è, mi sembra, un artbook, il gioco, qui c'è un po' il contenuto, poi c'è una robina, una chiavetta tipo quella delle banche che serviva per fare l'autenticazione. Purtroppo non c'è un manuale di istruzioni, per cui soprattutto poi per chi come me non è avvezzo ai giochi online e soprattutto ai massive multiplayer online, alla fine mi sono dovuto scaricare tutta la documentazione possibile e immaginabile. E per un certo periodo veramente l'ho giocato tantissimo. È molto costoso perché costa 10 euro al mese, e se però ancora oggi ci sono decine di milioni di giocatori che sono attivi su Final Fantasy XIV, il motivo ci sarà, il motivo è che effettivamente il gioco è bellissimo. Poi dopo uscì anche questa espansione qua, Heaven's World, e quelle successive non le presi perché, non avendo la possibilità di dedicare la mia vita a Final Fantasy XIV, alla fine della fiera ho deciso di interrompere. Qui tra l'altro c'ho anche un abbonamento per 3 mesi, ancora in cellofanato, quindi volendo potrei riprendere magari con la versione PlayStation 5, che è gratuita per chi ha già preso la versione PlayStation 4. E altro gioco di Final Fantasy bellissimo, questo è fantastico, uno dei migliori Final Fantasy di sempre, Final Fantasy XII, Zodiac Age, anche questo mi sa che è una Day One Edition. Questo è un remaster di uno dei capitoli che secondo me è più belli della saga. Invece non così bello secondo me, anzi piuttosto bruttino, è il Final Fantasy XV, anche questo mi sa che è una edizione per il Day One. Cioè, tecnicamente è molto valido, è abbastanza arcade, però non mi piacciono i personaggi, non mi piace il design, non mi piace molta roba, diciamo. Allora, poi passiamo a questo gioco qua, Evil Within, che è una specie di Resident Evil o roba simile. Tra l'altro l'autore è Shinji Mikami. Non ho preso il secondo perché non mi aveva entusiasmato tantissimo il primo. L'altro titolo mitico è questo Bloodborne. Questo ha un'art direction fantastica. Il gioco è bello tosto, un Souls, però non è propriamente il classico Demon Souls o Dark Souls. Ha un gameplay leggermente diverso, sempre molto, molto, molto ostico, molto duro, ma grandissimo titolo che tutti agognano per una riedizione, una remastered per PlayStation 5. E questa invece è la collection dei tre Dark Souls,
quindi qui c'è Dark Souls 1, 2, 3, anche queste sono remastered, e Dark Souls giocato a 60 frame per secondo è molto 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 bello. Anche questi sono giochi tecnicamente non fantastici, ma hanno una direzione artistica che è meravigliosa. Poi qui abbiamo un po' di Resident Evil, non so se li ho messi tutti. Questo è Resident Evil 7. E tra l'altro compatibile con PlayStation 4, ma io quello della PlayStation 4 non ce l'ho. Qui abbiamo la collection sempre delle remastered di Resident Evil 1 e 0 con i controlli rivisti. Resident Evil 1 è tuttora molto molto bello. Adesso, a parte che questo ha ancora le inquadrature fisse, però Resident Evil 1 ha un'atmosfera che secondo me è imbattibile. E poi c'è il remake di Resident Evil 2, che è questo qua, premiato, pluriamato, e del 3, che è ancora in celofanato, non ho ancora neanche provato. Poi, sempre andando di giochi di ruolo, Ni No Kuni 2. Avevo il primo per la PlayStation 3 e quindi ho preso anche quello della PlayStation 4. Altri titoli, partiamo un po' qua. Shadow of the Colossus, questo fantastico remake di Bluepoint, di uno dei miei giochi preferiti di sempre. Ok, non potevo non averlo, chiaramente. Poi cosa abbiamo qui? Allora, i Kingdom Hearts, che questo che cos'è? È il Kingdom Hearts 3. Comunque i Kingdom Hearts usciti per PlayStation 4 li ho presi praticamente tutti. Non è proprio la mia serie preferita di giochi di ruolo, però bisogna dire che il mix di personaggi di Final Fantasy con quelli della Disney è molto 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 carino. Questo è Phantom Pain, quindi Metal Gear Solid 5, di cui avevamo visto prima la steelbook, e questa è The Last Guardian. Ho preso quell'edizione limitata, quella con la statua bellissima di Trico, e anche questo è titolo meraviglioso. Tra l'altro, se avete l'edizione disco e non fate l'update, il frame rate è sbloccato e quindi sulla PlayStation 5 questo gira a 60 frames per secondo, da provare assolutamente. Altro Final Fantasy, il remake di Final Fantasy VII. Anche questo ho pure preso la versione definitiva per PlayStation 5, però quella che ho giocato effettivamente è questa qui della PlayStation 4. Poi andiamo con titoli arcade, quelli diciamo anni 90 che mi piacciono tanto. Questa è una collection di tutti i Samurai Showdown, tra l'altro c'è anche un episodio esclusivo di Digital Eclipse. Sì, andiamo proprio sul sicuro, loro sono bravissimi, hanno tanti contenuti extra che piacciono comunque ai fan, eccetera. E questo Garou: Mark of Wolves non l'ho aperto perché comunque ce l'avevo già in digitale, ma visto che ho trovato la limited run fisica non me lo sono lasciato scappare. Continuando con i picchiaduro, Street Fighter 5, questa è un'edizione economica. Tra l'altro questo gioco ha avuto dei grossi problemi al lancio. Dead or Alive 5 Ultimate, questa è la versione PlayStation 4 del gioco PlayStation 3, gira a 60 frame al secondo. Io sono un gran fan della serie Dead or Alive, come ho già detto in altre occasioni, e questo è il 6, Dead or Alive 6. Purtroppo non questo, credo che sia anche questo una Day One Edition con la steelbook. Non credo che ci sarà un Dead or Alive 7, perlomeno sembra che lo sviluppo sia stato cancellato, è una cosa che mi dispiace moltissimo. Tra l'altro questo qui basterebbe veramente poco per renderlo giocabilissimo sulla PlayStation 5, visto che il problema principale di questo gioco sono i caricamenti, che sono estenuanti sulla PlayStation 4. Con la SSD della PlayStation 5 risolverebbero tutto. E questa è una collection con Soul Calibur 6 e Tekken 7. Vabbè, queste sono delle serie che mi sono sempre piaciute. Non so se quella di Soul Calibur continuerà, però vabbè, a me è sempre piaciuta molto. Altri giochi arcade, questo è un remake di Ninja Master, mi sembra, Ninja Combat, boh, non mi ricordo come si chiamava il gioco originale. Era un gioco di Taito che era su 3 schermi. L'hanno fatto questo remake, anche questo è un'edizione che ho anche in digitale, però ho voluto l'edizione fisica. Non è facilissimo da trovare, credo. E altra collezione di Digital Eclipse, questa Street Fighter Collection. Questo qui è Anniversary Collection, contiene tutti gli Street Fighter, compreso il 3, gli Alpha, eccetera. Anche questa, come tutte le collection di Digital Eclipse, non sbaglia. Idem per questo SNK Anniversary Collection, che sono i giochi pre-Neo Geo.
quindi c'è Athena, Ikari Warriors eccetera, con il DualShock comunque abbiamo i due stick, quindi diciamo che abbiamo restituito dignità anche a questi titoli un po' particolari. Contenuti extra tantissimi e validissimi. Questo invece mi sento di sconsigliarlo, Metal Slug Anthology, l'ho voluto in edizione fisica, questo però è la versione PlayStation 2 in emulazione, non so per quale motivo abbiano fatto questa cosa. Altro gioco, anche questo sempre in Limited Run, Last Blade 2. E altra collezione, ne ho già decine ormai di queste Mega Drive Classic Collections, questa è l'ultima e quindi va bene. Ecco, qui ci sono gli altri Kingdom Hearts, questa è l'edizione 2.8 e questa la remix, questa è la 1.5 più la 2.5, quindi praticamente abbiamo sia le remaster dei vecchi giochi di Kingdom Hearts, quelli per PlayStation 2, che quelli nuovi usciti per la PlayStation 4. Poi gli Shenmue, è un titolo che ho sempre desiderato dai tempi del Dreamcast, che non ho mai avuto, ma quando lo vidi questo Shenmue mi impressionò veramente tanto. Giocato oggi è un po' noioso, un po' noioso se vogliamo. Qui c'è sia l'1 che il 2, però insomma questi sono dei classici. Tra l'altro Sega credo che abbia avuto dei grossi problemi anche soltanto per il budget di questo titolo qui, che per i tempi era veramente un colossal. E quest'altra esclusiva invece per PlayStation 5, questo Shenmue 3, che è dovrebbe essere l'episodio definitivo, è stato fatto un Kickstarter ai tempi. Lo stile di gioco è sempre un po' quello, quindi diciamo che forse ai giocatori moderni non piacerà più di tanto. Titolo di guida, Gran Turismo Sport, che è il Gran Turismo che è uscito per PlayStation 4. Bello, insomma, però adesso è stato superato dal 7, che è molto più bello in effetti. Questo qui era praticamente solo online. E poi abbiamo questa Master Collection dei Ninja Gaiden, che contiene l'1 Sigma, il 2 Sigma e il 3 Razor Blade. Questi ce li avevo già chiaramente tutti su PlayStation 3. Questo sono stati rimasterizzati, 60 fps, alta risoluzione. L'ho trovato fisico soltanto di importazione. Io sono riuscito a trovarlo e sono molto contento, perché questi sono dei giochi fantastici secondo me. Poi andiamo su invece dei titoli alla Castlevania, ovvero questo Bloodstained. Questo è un titolo di Koji Igarashi, che ha fatto, diciamo, anche lui tramite un Kickstarter, diciamo che questo è l'erede spirituale di Symphony of the Night, con una grafica 3D ma comunque giocato 2D. È bellino, è molto carino da giocare. Poi abbiamo la Castlevania Requiem, anche questo ce l'ho già in digitale, per cui non ho neanche aperto l'edizione fisica. Credo che dentro ci sia un poster, anche queste sono quelle Limited Run, per cui l'edizione fisica dopo un po' incomincia a costare un occhio della testa, però li volevo avere, perché questi sono i Castlevania più belli che sono mai usciti, cioè Rondo of Blood e Symphony of the Night. Sempre rimanendo in tema di Castlevania, anche questa collection, anche questa è uscita solo in digitale, ma sempre per Limited Run. Questo contiene tutti gli episodi di Castlevania rilasciati per NES, Super NES, Mega Drive, Game Boy addirittura, insomma qui ci sono tutti gli episodi casalinghi di Castlevania. Ultimo titolo della mia collezione è questo fantastico Sekiro, sempre di From Software, uno dei titoli più belli secondo me della serie di Souls, che poi non è neanche questo, è un Souls un po' diverso dagli altri, anche questo ha una direzione artistica fantastica. E niente, anche questo video è finito, ciao e alla prossima. Ah, mi ero dimenticato questo titolo, che si chiama Poké Rocky Reshrined. Questo era un gioco per Super NES, ma in realtà le origini di questo gioco sono un vecchio coin-op della Taito, ovvero Kikikaikai. Questo l'hanno rifatto ed è molto molto bello, soprattutto che l'ho giocato in multiplayer locale. E niente, vi risaluto un'altra volta. Ciao!